Allora, eccoci qui, grazie a Flavia, davvero. Un nubifragio, Viale Castrense, con oltre mezzo metro d'acqua, le nostre macchine parcheggiate ormai affogate con la speranza che non siano da buttare, 113 sempre occupato, così come il 115, ci posso stare, vista la situazione, macchine che galleggiano e ferme in mezzo alla strada, tombini saltati per aria con uno che sgorga, manco fosse Fontana di Trevi. La foto non rende giustizia, ma l'ho scattato al sesto piano. Siamo a Roma e non siamo in grado di fronteggiare un nubifragio esilarante. Scusami per la lunghezza della lamentela, ci mancherebbe altro. Uno di quei problemi atavici, quello della rete, dello smaltimento, del drenaggio, del deflusso delle acque. Mentre io saluto il mio amico Pino, Buongiorno, buongiorno Davide a grande tutti. Pinuccio. Allora, gli amici, di ATAC, composta civile, questa mi avevano chiesto la redazione di Radio 24, no? E saluto Francesco Spinetta del TV Libera, in suo video, vabbè, del conto pubblico di Santoro. Adesso sbaglio, servizio pubblico, carini, insomma, che quando ci sono queste cose a Roma ci prendono per riferimento, ci fa piacere. E parlavamo proprio di come quelli dell'ADAC, che stanno vivendo un grande disagio dal punto di vista proprio professionale, cercano una ribalta più istituzionale, più adatta alla protesta. Questa dimostrazione che chi va in giro a rompere i coglioni e a lasciarsi in preda a manifestazioni vandaliche perché è un degenerato, è uno che evidentemente non ha una famiglia né un lavoro da mantenere, in una famiglia da mandare avanti. E ci siamo interessati a voi. Tra l'altro, mi dicevi ieri sera, altra aggressione c'è Altra stata. aggressione, l'ultima in ordine di tempo. Sulla linea 70 a Roma, un collega è stato preso a testate da un delinquente, perché tanto così possiamo chiamarli. E niente, siamo così, in balia del pazzo di turno. C'è stato un incontro il 3 ottobre nella mia rimessa, in particolare di Acilia, con l'amministratore delegato, il direttore generale dell'ADAC, dove abbiamo parlato, insomma, di questo problema attuale e anche di altri problemi, e ci hanno promesso, insomma, già qualcosa abbiamo visto, delle vetture con cabine blindate su linee particolarmente a rischio, ma ormai, ecco, non c'è più una linea in particolare. Ormai ogni linea, il passo sta dovunque, insomma, per cui dovremmo mettere cabine blindate su tutti gli autobus. L'amministratore delegato si è impegnato ha detto, insomma, che i prossimi autobus che verranno acquistati dall'azienda saranno la prerogativa sarà avere la cabina chiusa. Speriamo che queste promesse vengano mantenute. Intanto noi continuiamo a subire queste aggressioni e niente, sono stati adottati anche dei provvedimenti con dei vigilanti a bordo delle vetture, però a mio avviso adesso su queste vetture che ci sono le cabine blindate i vigilanti sono inutili, perché tanto lì, bene o male, almeno dentro la cabina al posto guida sei sicuro, per cui la nostra idea sarebbe quella di dirottarli su altri bus dove sono scoperti totalmente i posti guida. Che lì l'amministratore delegato non ha detto in particolare sui Mercedes Citaro, non ha saputo dare una spiegazione del perché non si chiudono, se non si possono chiudere, se è un fattore tecnico che è impossibile da chiudere, ma insomma un minimo di chiusura secondo noi, insomma, può essere attuato. Ecco. Una cosa importante, domani c'è una manifestazione, c'è Sì, domani a mezzogiorno a Via Prenestina. C'è una manifestazione organizzata dal gruppo ADAC e dal Koala, che è un altro gruppo di autisti apartitici e asindacali. Faremo una manifestazione contro la sicurezza, insomma, e anche contro il piano industriale, perché in questi giorni circola il piano industriale 2011-2015, che, come al solito, fa pagare noi lavoratori e gente che sta su con parametri molto più alti. Non vengono toccati o quasi, insomma, ecco. Allora, spesso ci ringraziate per l'opportunità, l'appello, le parole mie sono rivolte alla politica amministrativa, in questo caso e dirigenziale. È vero che è una grande opportunità, apprezzabilissimo la compostezza e la civiltà con la quale Pino viene a rappresentare un'intera categoria che ricordo essere la categoria che più rappresenta Roma. Mi date i numeri delle dirette per cortesia, me li scrivete così poi apriamo le dirette subito dopo la pausa delle 9.30 e sono convinto che parteciperanno tantissimi colleghi di Pino,
So che ci stanno ascoltando dal Comune di Roma, lo fanno sempre, ma in modo più sensibile riguardo alla questione che già stamattina abbiamo presentato e che Pino tra un po' espleterà in modo esaustivo. Questa è civiltà. Ci ascoltano comunque, perché ieri sera hanno cercato di chiudere la nostra pagina Facebook del gruppo ADAC. Sì, 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 ma questo... stanno cercando in tutti i modi, allora, di metterci i bastoni tra le ruote. Allora, i ragazzi sono qui, poi ci sarà il file audio che manderemo, Pino lo distribuirà. Questa è civiltà e compostezza. Questo è un disagio che a nessuno permettono di strumentalizzarlo, però dovete dargli ascolto, altrimenti viene meno il ruolo per cui siamo costituiti. Il ruolo costitutivo per l'amministrazione è quello di risolvere un problema, comunque quello di ascoltare anche l'entità di un problema, da parte nostra informarvi e da parte dei lavoratori di... Questa non è una protesta, è civiltà. Questa è civiltà. Allora, 06 65 79 6348, ripeto a tutte le persone che sono in ascolto, soprattutto agli autisti ATAC che in questo momento sono in ascolto, prendetevi questi numeri di telefono, sono due le linee, quella libera è 06 65 79 5328, in questo momento i numeri di telefono sono due, 06 65 79 6348 oppure 06 65 79 5328, certi con preghiera che l'assessora Rui Gemma, l'amministratore ADAC, ma soprattutto il sindaco Alemanno, saprà considerare, adeguatamente stimare questa loro partecipazione. Sono i nostri autisti ADAC del trasporto pubblico urbano. Ciro, buongiorno. Pronto, buongiorno. Devi abbassare del tutto la radio proprio, Ciro. Sì, ok. Innanzitutto saluto Pino e lo ringrazio per esporsi come persona e come faccia. Ciao Ciro, buongiorno. Io faccio parte della stessa rivista, quindi sicuramente ha capito chi sono. Sì, sì. Niente, io voglio fare un discorso un po' più complesso, ma semplice nello stesso momento. Veramente tutti questi disagi che si stanno ricevendo negli ultimi aggressioni, ma sono cose sempre esistite. Il problema principale di questa grande azienda, non c'è stata mai una vera programmazione per fare un servizio efficiente in una grande capitale come Roma. Perché alla fine anche la vecchietta di 80 anni purtroppo si esaspera sotto l'acqua, sotto al sole, aspettare tempo esagerato per un autobus per arrivare a 2 km, a 3 km da casa. Dei servizi, cioè praticamente nessuno dà voce a quello che noi diciamo ai nostri diretti superiori durante il lavoro, le problematiche, le cose. Se ne parla solo, ma non si fa niente di nero su bianco, non si cambia nulla. Grazie Ciro. Si peggiorano solo le situazioni. Grazie Ciro, grazie per la vostra partecipazione che è patrimoniale. 06 65 79 6348, 06 65 79 5328, 06 65 79 6348, oppure 06 65 79 5328. Rispetto al passato, io consto anche un atteggiamento nuovo. Tu fai un lavoro egregio, perché in passato arrivavano fino a un certo punto, portavano la protesta fino a un certo livello e poi indietreggiavano. Pino è qui, nostra solidarietà, nostro sostegno. Ricordatevi, più ci si espone con civiltà e con ragione, e meno si è attaccabili. Ieri ho sentito Paolo Ferraro, mi ha detto, io penso sempre a Paolo Franceschetti, il maestro Paolo, quando racconta questa cosa dice: io come mi sono esposto ho salvato la pellaccia. Come Ferraro si espone, si salva. Voi potete salvare il vostro diritto al lavoro, lo potete fare con un primato, con un merito, quello di garantire il miglior servizio possibile per quello che riguarda il trasporto pubblico urbano. Come dice Ciro, sono atavici, datati i problemi, sono storici. Sì, sì. E sapete perché? Perché parlano sempre gli ingegneri. Parlano sempre i tecnici, fate parlare chi lavora e chi quotidianamente sta una nostra in mezzo proposta alla è strada. Proprio quella, insomma, quando viene sviluppato un percorso di una linea autobus, bisogna interpellare gli autisti che netto. Svolgeranno quella linea. Quello che diceva è inutile che si fa sul quello computer. Che dice il mio amico Mario Di Benedetto, che fa il controllore sul treno. Se poi la Roma Velletri lascia in mano agli ingegneri che non hanno mai visto un treno, gente sarà che non ha mai disagere. Preso un autobus non può programmare le linee. 06 65 79 6348, 06 65 79 5328, la vostra voce per far capire ai romani quali sono i disagi, in quale la categoria, una delle categorie più belle, più cittadina, è costretta a lavorare. Stiamo parlando del servizio di trasporto pubblico urbano. Torniamo dopo la pubblicità.